Ciao, ciao ragazzi. Ciao Fresco, ciao Alex, ciao Raffa, ciao Vincenzo, ciao Alex. Oggi cambio di prospettiva. Mi sentite bene tra l'altro? Oggi in the wild, sì. Ditemi se sentite bene, sentite troppo il rumore dell'acqua. Ciao Andrea, magari avessi perso peso, sono sempre uguale. Ciao Rania, ciao Vincenzo, ciao Joseph. Si sente bene? Sì, sì. Ok. C'è un particolare motivo per cui è esterna, è che finalmente oggi è il primo giorno in cui, cioè il giorno in cui stiamo facendo i cambiamenti nella mia acqua a go-go. Volete che mi sposto? Ditemi se dà fastidio l'acqua, mi sposto, Potrei anche provare a spegnerla, l'acqua, momentaneamente. È un suono rilassante, Joseph, che si potrebbe mettere durante le tue sedute chiropratiche. No, il motivo per cui sono qui fuori è che stiamo finalmente cambiando la stanza degli ospiti e la sto facendo diventare più uno studio. Perciò stanno arrivando un mobile della Argosy, come quello che ho in studio qui a North Hollywood, più piccolino, fatto apposta per uno studio più piccolo. Sta arrivando il sidecar della Output, che lo stanno montando adesso, quel mobile bellissimo della Output.com, che serve per mettere delle cose a rec e anche per mettere il mio giradischi. E sta arrivando anche, andrò a recuperare io dallo studio, un mobile che ho dettato da Jam Rex, bellissimo, tra l'altro ve lo devo scrivere, andatevi a vedere, Jam Rex, fatti tutti in bambù, è una persona qui in America che li fa, e che praticamente sarà alla mia destra praticamente, perciò stanno lavorando, penso che oggi pomeriggio sarà finito, non dico che magari già domani, però potrebbe essere che già domani vi farò vedere qualcosa, vi metterò qualcosa sulle stories di come sarà il nuovo studietto casalingo. Alex, non lo so, poi non so quando sarà passato questo Covid, però io mi sto attrezzando per poter avere comunque una situazione qui a casalinga ancora migliore. Farò mettere dei pannelli acustici, oggi verrà Pro Audio LA, che poi vi linkerò anche nelle storie, un dei negozi e distributori top qui a Los Angeles per quanto riguarda attrezzatura e pannelli acustici e anche progettazione di studi. Ha fatto lo studio di Las Vegas di Steve Aoki, se l'avete mai visto, quello tutto bianco, l'ha fatto lui, ne ha fatti altri. Perciò oggi è una giornata dopo il live densa di impegni, ma è anche una giornata densa di impegni durante il live, perché oggi abbiamo il mio carissimo amico Davide Rossi che si collegherà da noi dalla Danimarca. Anzi, se lo vedo lo tiro subito dentro. Ditemi se poi... esatto, quello bianco, sì. Davide Rossi, lo vedo. Ti mando, non so cosa ti ho mandato, Davide, forse devi tu richiedere di entrare nel live. Questo è il momento è il momento Jonah, ti potrei contattare in privato, scrivimi pure un DM su Instagram, io cerco di leggerli tutti. Ciao Elia. Ok ragazzi, vediamo un attimo se riesco a beccare Davide. Go live with Davide, eccoti, ti vedo, vediamo se riesco. E soprattutto se ti sento. Ciao Davide! Ciao Michele, tutto ok? Allora, prima di tutto mi devi dire com'è possibile che hai un taglio di capelli così bello durante il Covid? Perché perché qua, cioè, in Danimarca non è successo non esiste, nulla. Non esiste, sai, tipo, Covid... esiste, ma non è... Infatti sono andato al parrucchiere l'altro giorno. Vabbè, c'è stato un attimo di chiusura, ma... Non è, cioè i contagi fortunatamente, lo dico, sono stati veramente pochissimi. Scusa, c'è una zanzara in studio. Questi sono i miei problemi. Sono stati pochissimi i contagi e chiaramente anche le morti. Certo. Hanno chiuso, cosa hanno fatto? Hanno chiuso, tra l'altro io ero a Los Angeles quando ho cominciato... No. Volevo collegarmi con
Volevo proprio collegarmi a quello e poi tornare indietro nel tempo a, non so, 30 anni fa, però dirti che tu sei stato uno di quelli che nella lockdown totale, vivendo metà della tua vita a Long Beach, a Los Angeles, e l'altra metà in Europa, sei stato in qualche modo preso a metà, no? Sì, perché, in Italia si sa che nel mondo, diciamo, nostro occidentale è partito prima, sfortunatamente, ovviamente. Poi, diciamo che io sono venuto a Los Angeles, però c'era questo timore dei viaggi, insomma, sai, non, si sapeva che sarebbe sfociato un po'. Comunque, cosa devo dire? No, che eri Che qui e quando è che sei tornato? Quando è stato? sono venuto qua una settimana qua a Los Angeles, sono venuto una settimana per fare uno spettacolo con Chris Martin, con la LA Phil e Dudamel, che però è saltato perché chiaramente quella settimana lì è sfociata la cosa, sia in Europa, nel resto d'Europa e in America, cominciava a Certo. venire fuori. Difatti, sono riuscito, la stessa settimana che Trump ha bloccato i voli dall'Europa, io sono riuscito a Prenderlo. tornare. Sì, sono riuscito a tornare perché, insomma, nonostante abbia casa anche a Long Beach, insomma, non mi andava di rimanere No, non solo. lockdown. Tu lo sai che Long Beach è stata una di quelle più martoriate, no? Cioè è stato proprio uno degli epicentri del... martoriati, per Non lo modo di dire. sapevo, Sì. non ho saputo, ho seguito però. Diciamo, sono rientrato a parte appunto per questioni, sai, Certo. residenza, health insurance, tutte queste menate Sì. qua, insomma. Senti. Volevo subito di colpo fare prima di parlare di noi, di quello che abbiamo fatto e perché ci conosciamo. Certo. Come nasce Davide Rossi? Cioè, Davide Rossi, torinese, Sì, come nasce? Come tutti gli altri uomini e donne. che fa musica e comincia a fare musica attivamente in Italia, o meglio, ci prova, nel momento in cui c'è il primo, cos'era? Il periodo di Mau Mau, forse, no? Beh, sì, beh, certo, io ho fatto sempre cioè sono studiato classica, quindi conservatorio, sai, no? Però ho fatto sempre i miei gruppi, perché mi piaceva un po' l'ambiente più, diciamo, meno Indipendente. rigido, meno, diciamolo così, pure meno rigido dello studio, sai, no? Del conservatorio Lo so tipico. bene. E quindi però prima dei Mau Mau, che è il gruppo, diciamo, con cui ho lavorato all'inizio, fine, sì, no, primi 90, c'era il Casino Royale, che ne so, già suonicchiavo nelle varie, nella cosa, nell'indie, no? Con gente che poi magari after hours, gente che poi dopo quando Sì. sono migrato in Inghilterra è venuto fuori, no? È così, cioè Caposella o persino qualche cosa lo facevo, insomma, già all'epoca. Tu facevi, lavoravi, hai provato, insomma, provavi, lavoravi in Italia, poi a un certo punto, cosa fai? Decidi di andare. Non è che sì, lavoravo già, perché comunque questo, anche se era un indie, comunque c'era già un suo mercato, ti facevano già dei tour, sai, no? Certo. Si facevano dei bei concerti anche. Poi chiaramente studiando a parte il conservatorio, con Robert Fripp all'epoca, Miticità. il miticissimo Robert Fripp mi disse, vieni in Inghilterra, così. Io dissi ok, quindi mi trasferì nel 90, fine 93-94, quindi già un tot di tempo fa, e niente, cioè vado lì e non, si comincia da zero, perché Certo. insomma, e poi dopo un po' studiando, poi ho fatto anche un po' di università, ho fatto composizione anche lì, sai, però mi facevo abbastanza i cavoli miei, poi ho cominciato anche a studiare un pochino con Stockhausen, quando era ancora vivo, Che roba. Karlheinz, infatti ho conosciuto Marcus, siamo diventati grandi, cioè insomma ho fatto un giro vagare di influenze musicali, a parte la classica, poi la pop che era un po' la mia passione, così rock,
un po' di rock, appunto, che ne so, con Robert Fripp, Poliritmie, cos'era Certo. il suo, come si chiama, sai, il suo genere? Non era proprio rock, però era prog, diciamo, Prog, sì. anche se i King Crimson sono un po' diversi, però sai, lui ha fatto tante cose con Bowie, con Peter Sì, certo. Gabriel. Comunque sono trasferito anche nel West Country, Io quindi sono sempre stato un grande fan di Billy Hood, l'altro chitarrista, no? Perché Billy Hood, caro. tutti e due grandissimi, e la tecnica di Billy Hood, cioè tecnica, il gusto di Billy Hood mi è sempre gasato, Beh, cioè lui era la più matematica. estroso, era più estroso, mentre invece Robert Fripp è più un didatta. Certo. Infatti, io studiando con lui, sai, un po' è stato l'approccio, anche se vuoi, classico sullo strumento rock, no? Che Certo. non, lui è molto classico, se vogliamo. Poi era un fan di Bartok, come me, e io, tra l'altro, un fan di Zappa, quindi mi piaceva un sacco Zappa, quindi Billy Hu, di conseguenza, poi Billy Hu è andato anche, sai, con Bowie, Certo. tutti quel giro lì. Beh, Perciò tu sei in Inghilterra per arrangiarti in quel periodo, fai altri lavori, mi ricordo ancora certo, facevo il portiere di notte, però quella andavo in storia del studio. portiere di notte mi ha sempre Sì, gasato vabbè, durante. perché in Inghilterra comunque studiavo con Robert, poi andavo comunque in studio vicino a Bath, perché mi sono trasferito nel West Country, quindi Bath, Warminster, Salisbury, e lì c'è comunque lo studio vicino a casa mia, era cioè Tears for Fears, quindi abbiamo, poi c'è, all'epoca c'era Peter Hammill, che non so se è presente, Mi ricordo il nome, non mi. Van der Graaf Generator, Generator, ah, dai. esatto, e lui ha uno studio a Bath che si chiamava Terra Incognita, Wow. che era uno studio storico dove hanno, a parte il suo gruppo, Underground Generator, ma facevano un sacco di session per film, e anche appunto, che ne so, un sacco di session. Lì c'era persino El Shankar Ma dai. che passava da lì, c'era tutto comunque, cioè Walcott Street, c'era questo pub proprio accanto a questo studio che si chiamava The Bell. C'è ancora, difatti, The Bell. E io mi ricordo la settimana dopo che mi sono trasferito, comunque vado in pub che mi invita questo amico di un amico che si chiamava Stewart Gordon, violinista, che aveva arrangiato con i Corgis, quindi quello che aveva scritto Everybody's Gotta Learn Sometime, quello che ha lavorato con i Massive Attack, e questo gruppo del cavolo. In questo pub c'era Clive Deamer che suona nei Ah, Porky's, cioè questa dai. scena qua. Sì. E Però, cioè, tu nel proprio frattempo così. facevi il portiere di notte, perciò era Beh, fantastico. chiaro, certo. E perciò come No. nasce la tua prima, cioè il tuo primo gig in Inghilterra è con, se non sbaglio, non i Goldfrapp, non i Goldfrapp, o No, sì? vabbè, lì sì. No, tra l'altro, pazzesco, io ero, siccome facevo un po' di tutto, perché chiaramente, cioè, dovevo proprio sopravvivere, Certo. letteralmente. Perché non sono neanche andato lì per fare carriera, ero più una cosa per studiare, mi interessava studiare, quindi farmi i cavoli miei, quindi che ne so, suonavo anche con i gruppi folkloristici tipo irlandesi, matrimoni del cavolo, cioè proprio sai ste cavolate qua, e poi mi sono ritrovato a entrare in un gruppo jazz, ti giuro, con un tipo che si chiama Milan Ladd, un indiano pazzesco, e quindi andavo con il Ah, scusa, bassista. ma noi non abbiamo detto tutto questo suonando il violino. Certo, Perché noi elettrico. abbiamo totalmente, vabbè, poi dopo passiamo anche Certo. all'atto pratico, però diciamo che Davide, studiando musica classica al conservatorio, il suo strumento principale è sempre stato il violino, Sì, che poi ha allargato al violino elettrico e a una serie di altri esatto. strumenti che poi sono diventati il tuo trademark. Ma in quel Esatto. momento lì, in cui stiamo vivendo, no? In questo momento in Inghilterra, in cui sempre portiere di notte perché mi gasa la cosa, tu sei col violino elettrico e provi diversi tipi, Sì, cioè la esatto. lavori con diversi tipi di persone, tra cui anche un gruppo jazz in cui sono il violino elettrico. Jazz, che tra l'altro cioè, batterista e il bassista erano gente comunque dei Simply Red, cioè gente che suonava, Sì. adesso non mi Bene. ricordo, Gary Husband. Batterista, e poi c'era anche
cavolo, il bassista mi sono dimenticato. Comunque, gente che suona, io non avevo mai fatto quella roba lì, però poi c'era anche questo tipo di musica indiana che io comunque mi avvicinavo un po' a tutto, anche Certo. difatti anche con quando ero con i Mao avevamo conosciuto i Tarap Dai Duke, cioè io mi, sai, cercavo di spaziare Certo. oltre alla classica pop poi contemporanea, insomma, boh. Però Boh. mi, sì, poi facendo un, poi sono andato da Stoccarda e poi mi ricordo che nel frattempo conosco Will Gregory, che è il 50% dei Goldfrapp. Che lo conosci in Inghilterra? Certo. Esatto, no, proprio in questo studio di Peter Hamill facciamo una session e c'eravamo io e lui a fare questa session. Lui mi chiama dopo un po' che c'è questo progetto, Goldfrapp, che non sapevo cosa fosse, e lì comincio proprio dallo zero, perché i Goldfrapp non erano ancora nessuno, abbiamo cominciato da lì, insomma. E Poi da lì. perciò Beh, tu con Goldfrapp la prima cosa che fai è li accompagni dal vivo? lì sì, sì, dal vivo sono partito proprio come quasi MD, se vuoi, Sì. come violinista, poi suonavo un po' di tutto, chitarre, poi sì, poi conosco, vabbè, chiaramente andando in tour, Coldplay, Certo. Verve, Roy Ecco, Xop nel frattempo. come nasce il collegamento con Roy Xop e con Coldplay che li Ma cioè, È tutto un po' casuale anche lì, perché comunque diciamo con i Coldplay, perché con i Goldfrapp ero in tour, quindi eravamo di supporto a loro per un mese e mezzo, diventiamo amici, loro sono in questa fase di crisi di gruppo, hanno bisogno di qualche input, mi chiamano, prima ancora di Brian Eno e tutti quanti, a fare i demo e così, poi nasce questa cosa qua. Si sviluppa così molto naturalmente. Roixop Cioè, invece in modo scusate, ci diverso. sarà anche qualcuno che non lo sa, nel senso, Davide Rossi, se sentite Viva la Vida, il più grande forse successo della storia del mondo di Ma va, ma che cavolo. dei Coldplay, dico, Ma di no. loro, forse una delle... tutto ciò che sentite di Archi è eseguito, suonato, overdubbato da lui in una stanza mentre stavano registrando il disco, in una stanza separata, seguendo Sì. anche Beh, forse delle idee che loro avevano anche già avuto. Comunque, cioè, non voglio, però. i Coldplay li scrive, i pezzi, la musica la scrive Chris, no? E Certo. poi, poi diciamo in linea maggiore, poi ci sono sempre le eccezioni, ma poi si va insieme e si riforma tutto, no? Certo. Quindi diciamo che lui è arrivato con questi accordi, però la questione della ritmica era una cosa molto mia, difatti avevamo fatto già un altro pezzo che si chiamava Rainy Day, che poi è uscito nell'EP dopo, Dopo. Prospect March, che era una cosa molto ritmica perché a me piaceva Bartok, tra l'altro l'avevo fatto in studio, cioè insomma tutte queste storie, Certo. c'è No, no, però un'evoluzione. sai, è importante anche dirlo, cioè, parliamo a un pubblico così eterogeneo attraverso Instagram, che ci sono ragazzi appassionati di pop, italiani, americani, di tutti, cioè, e allora magari Viva la Vita, che è un mega successo, ma magari non sa, alcuni non sanno che difatti già vedo, ah, ma è lui, cioè, che c'è una persona che da sola, capito? Perché anche questo concetto è difficile da spiegare. Io la prima volta che ti ho conosciuto e non mi ricordo per che progetto abbiamo lavorato. Eros. A distanza, Eros, bravo, a distanza. Poi invece abbiamo anche lavorato insieme nello stesso Esatto. pod, però era anche difficile capirlo per me, perché io violinista, conservatorio, musica classica, Cesare Pollini, io no, ho provato una volta a suonare la viola e per me la viola era come dire, mi esplode il cervello, no? I rapporti totalmente diversi, ero No. stonatissimo. Il fatto che tu suoni il violino elettrico, come si chiama il violino, quello più grande, cioè una La quello di... violetta, cioè, a parte che però mi sono comunque già da quando ci siamo conosciuti, tra l'altro, ovviamente tu mi hai svoltato a livello di gear, Oh, perché grazie. all'epoca, no, difatti mi sembra che tu sei, quello, ho visto un po' di quello che tu stai facendo in questi Instagram, come si può Sì. dire, cioè che tutti ti chiedono giustamente consigli sullo studio del setup, e io sono partito, cioè tu mai, perché io all'epoca registravo con un Apogee Minimi, Mi ricordo. microfoni della Madonna, che difatti avevo un Hai Percy ancora? Bear,
cioè, mica, no, mi avevano prestato i golf da Coldplay, Percy Bear, cioè roba vintage anche molto speciale, però è sulla molto fatto malissimo. Difatti mi ricordo che la prima volta che abbiamo fatto questa cosa con Eros, mi ho detto, guarda Davide, bravo, però insomma. Da lì nasce una Esatto, famosissima caricatura che ovviamente non potremo fare non potremmo mai di fare, io e no. Davide che simuliamo è un Eros che non esiste, un Eros ipotetico che sente, non so, anche i micro, qualsiasi cosa che sente il microfono, che parla di cibo, che parla in romanesco e quindi ah, ma dai, vabbè, Comunque, no, adesso tra l'altro per dirti, io adesso ovviamente col tempo, a parte che mi sono un attimino no, facci vedere. Ah, finalmente. sei in studio? Sì, Cioè, ci puoi far sono in vedere una studio, cosa? Facci certo. vedere Innanzitutto, il setup. dai, faccio vedere il setup. Allora, Sì. mando di qua. Allora, innanzitutto mi sono preso questa bellissima output. Difatti, non mi Oh, beh, riconosco. no. Ascolta, ho appena comprato il sidecar invece. Io quello di lato, capito? Quello da mettere di lato dell'output, che è bellissimo. Sono fatti Com'è? benissimo. Ho appena comprato l'output Dopo. sidecar. Sì, il sidecar. Ma Bye bye. difatti, fra un po' ti chiedo, facciamo un altro ripasso. Allora, come tu vedi, vabbè, a parte che io adesso, siccome anche faccio dei miei. Non produco come te, ovviamente, io mi concentro di più come si dice, sulla questione degli archi. Difatti, ho il mio violoncello. Bello. Contrabbasso, viola, violino, un po' di archi, una pedaliera molto bella che poi ti faccio vedere che mi ha fatto il mio amico Eric, che sta a Los Angeles, bravissimo, che è il backliner di Beck, che ho fatto una session, l'ho conosciuto, molto Tra l'altro, bravo. tu subito dall'inizio avevi sempre, ti ricordi, avevi già le pedaliere fighissime, all'inizio, inizio, Sì, inizio, mi ricordo. questa me l'ha fatta Mike Hill, il Sì. famoso inglese che ha fatto un po' tutto. Questa è stato un errore perché in realtà è una pedaliera che mi ha fatto lui quando facevo il tour con i Golfrap, che ciecamente, io vedi, non me li ricordo mai i nomi. Comunque Neanch'io. c'è un Sì. sistema dentro che praticamente io faccio un loop e mi richiama tutti i pedali che Certo, sono sì, ho capito. 10 e Sì, certo. poi è collegata a diversi output, l'avevo usata con i Golfrap, che di fatti mi prendevano per i fondelli perché dicevano, ma che cavolo c'hai, sta pedaliera. Però li avevo vista quando facevo i Scusa, Coldplay. Davide, tu sei stato uno dei primi ad avere un concetto ibrido di setup, no? Proprio ibrido, non quando si Certo. parla di ibrido analogico-digitale, tu proprio ibrido di analogico, cioè violino e digitale, i pedali e comunque, capito, è Sì. una figata. No, Ed è difatti, forse poi stata quella la quando io ho forza anche. cominciato. Sì, quando ho cominciato, poi avevo scoperto, sì, perché quando ho cominciato io comunque non c'erano tutti questi violini elettrici, se ci No, pensi. a me sembrava una roba nuova. Io mi sembrava una roba Difatti io nuova. avevo conosciuto David Coulter, che era il violinista dei Pogues. E tramite lui aveva questo violino qua, che era però a quattro corde, questa è una Ah, violetta. me lo ricordo che sì. E questo è un altro che sto provando perché mi serve un backup. Insomma, sì, questo, difatti io ho provato questo violino ed era pazzesco, era il primo violino vero elettrico che suonava bene, sia se volevi, diciamo, fare una specie di acustico che poi chiaramente usare Usando i gli pedali acustici, diventava un esatto, synth. Io mi ricordo diventa un benissimo che synth la prima volta, se oppure una roba elettrica, proprio una chitarra, cioè, la prima volta che ti ho difatti. sentito il suono quello puro elettrico e poi processato da riverberi, da pedali, era effettivamente un synth, era pazzesco, no? Però con Sì. l'espressività Esatto, di un violino che non è temperato. difatti, esatto, perché il primo disco vero di elettrico, tra l'altro, era il disco che adesso è quasi un cult, che è Germi, degli After Hours. Ma dai. Sì, quello è il primo dove, difatti, tu non si sa dov'è la chitarra e dove il violino, se ci fai caso, cioè, ad esempio, l'intro di quell'album che si chiama Dandir è il violino elettrico, la Violectra. Difatti, dall'epoca, da allora, Manuel Agnelli ha sempre voluto un violinista. Perché io ero già in Inghilterra. Per tornare, scusa, a quando hai cominciato poi io invece hai conosciuto gli altri gruppi perché suonavi al vivo o aprivi dei concerti di altri. Io mi ricorderò sempre, molto dopo,
quando tu mi mandasti il video, eri orgoglioso, giustamente, era una figata, del live a, oddio, con i Verve, di, Vabbè. come si chiama, con oddio, il festival forse più importante per uno British, Glastonbury, esatto, Glastonbury, quella è stata, Headline. quella è, andatemelo a No, no, vabbè. vedere, quella era proprio una roba, al di là di te, che ovviamente è una figata, però era una roba, sembrava, No. è come i fan del calcio che vanno a un concerto, cioè è come la finale Anche di perché Coppa dei Campioni. come i Verve Esatto. Cioè, cioè quando è che salito lui e si è visto, cioè, c'erano le bandiere, mi ricordo ancora, pensa, bello, è bello. cioè, era pazzesco, pensa tu Ma sul Glastonbury è palco. una. No, tra l'altro Glastonbury l'avevo fatto già diverse volte con i Golfrap. Quell'anno Però lì. lì, quella volta lì era Vabbè, pazzesco, quello è un cioè. headliner. Cioè, difatti, poi un altro headliner che ho fatto un po' è stato con i Coldplay, però Certo. quella volta con i Verve. Vabbè, ma i Verve erano un gruppo speciale, purtroppo non ci sono più. No, ma dava la sensazione di fan calcistico, hai capito cosa intendo? Cioè Sì. di evento finale di Champions, no? Tutti, è arrivato il mitico, capito? Poi lui comunque un fascino, no? Cioè un carisma, Pazzesco, no, un no, è carisma. incredibile, sì, assolutamente. No. Vabbè, e perciò a un certo punto le tue collaborazioni con questi artisti diventano più da studio anche, perciò diciamo che forse già No, avevi mi sono collaborato prima, portato, ma. certo. E Chiaro, diventi in no. qualche modo un session man, cioè diventi un session man per tutti, perché a un certo punto cominci a lavorare come arrangiatore cioè e registratore delle tue stessi arrangiamenti per un po' Sì. praticamente tutti. Mi ricordo che a un Calcola certo che io, punto. certo, difatti, ma calcola che queste cose comunque io già con i Mau Mau, ad esempio, mi Sì. registravo, facevo i miei overdubs, e poi chiaramente con gli anni, e poi in effetti lavorando con i Coldplay, lì ad esempio avevo un engineer che mi registrava lui, poi per esempio i Royxop sono subentrati, ci servono degli arrangiamenti d'arco, perché tramite. Io ero con i Golfrap, ovviamente, quindi Daniel Miller, che era della Mute Records, il boss, mi Ho fa. il suo Esatto. bellissimo libro Cazzo. fantastico, Sì, cioè da no, lui è un. leggere, da divorare Beh, proprio. lui mi presenta a questo management di Eric Carle, che era il manager dei Royxop, M83, M83, Sì. Che Robin, chi più fecero ne tutto ha? il disco. Emmett Dream fece tutto il Moby. disco a Sunset Sound. Sì. Bravo, Moby, cioè tu, chi più ne ha più ne ha. Qui mi fa, ok, c'è un paio di artisti che vorrebbero degli arrangiamenti, avevano capito che io li facevo così e quindi mi dicono, senti, io dico, ok, vengo in Norvegia, vengo dove? No, no, devi lavorare da solo, quindi ho dovuto imparare a Certo. registrarmi da Sì. solo e quindi la cosa prima che ho fatto sono stati i Royxop e poi Viva è stato il primo, anche uno dei primi, cioè alla fine Viva è stato, diciamo, lo showcase. Fatto con veramente rudimenti, elementi rudimentali, che però aveva un suo Certo. sound, un suo perché. Però poi lavorando con te, cominciando ad essere chiamato, sai, esce Viva, quindi di conseguenza il telefono comincia a squillare e quindi dici, per fare questa cosa, e alla fine, per, come si dice, competere con le orchestre. Devi avere anche Devi il suono, cioè sì, devi devi avere avere. un suono che abbia non solo la cosa di nicchia figa. Con lo sviluppo negli anni, dopo che tu mi hai consigliato alcune cose, e poi chiaramente anche la tecnologia da allora consente questo tipo di Certo, approccio. sempre di più. All'epoca non era così. Ad esempio, io adesso ho fatto un lavoro per la Universal Audio. E loro mi danno tutto ed infatti ho fatto un lavoro anche con orchestra. Io adesso vado, lavoro magari anche con un'orchestra, però torno a casa e faccio delle cose, alcune funzionano meglio come le faccio Certo, io. certo. Ma è lo stesso Diventa un altro. discorso. Per cui, scusa se ti interrompo, ma per anche avere un Certo. dialogo, cioè è lo stesso discorso per cui anche a Hollywood ancora c'è sempre il bisogno dell'orchestra, ma c'è anche il bisogno del campionamento, perché per Certo. certe parti l'attacco è maggiore o il mix ibrido delle due cose può funzionare meglio, perciò insomma non. No, difatti diciamo che è un altro tipo, è un altro modo di produrre, sempre più è una specie di. Chiaramente
La cosa che io ho fatto con gli anni è imparare a suonare, a parte il violino, la viola e il violino elettrico, che è comunque 7 corde, adesso sono il violoncello, il contrabbasso. Ma Quindi com'è stata quella roba lì? Cioè, non è difficilissimo. Cioè, è meno difficile no, probabilmente dunque, per un violinista, però. per i puristi lo è. Diciamo che io, essendo abituato ad essere, diciamo, un po' polistrumentista, mi sento portato a. Poi chiaramente. Non mi metto a fare il concerto di Dvorak per violoncello e orchestra, però per fare le mie parti, le mie cose, chiaramente ho dei limiti, ma a volte i limiti sono delle cose che servono, cioè non so come dire. Però ho cominciato a suonare il violoncello, diciamo, da dopo. Milo Xyloto, sai, il secondo disco che ho fatto con i Coldplay, perché anche lì appunto avevamo chiamato dei violoncellisti che la stessa cosa, per fare quella cosa lì non funzionava bene, ho detto sarà meglio che lo imparo da solo Certo. e Mi da lì ho ricordo cominciato. quando abbiamo iniziato a lavorare. Che in effetti ancora non lo suonavi, No. e che se uno poteva dire, dice, già con la viola elettrica andavi parecchio in basso e quasi simulavi Cioè, quelle basse, no. però se c'era una roba che in qualche modo mancavano, i bassoni, no? Cioè dici, cavolo, Sai pensa cos'è? se. Manca. No, difatti il violino elettrico va un tono sotto, va su B bemolle che è un tono sotto il Do, mentre la viola elettrica va sul Do che è 2 toni sotto il Mi del basso. Certo. Però comunque sono strumenti elettrici che io Certo. suonavo, come tu sai, sull'amplificatore. Che nonostante avendo un suono abbastanza, diciamo, similacustico, non sono come gli strumenti acustici. Certo. Quindi ho proprio chiuso il cerchio per come lo faccio in quel modo. E Via. a un certo punto, dopo esserti strutturato in qualche Scusa. modo come session man e anche arrangiatore capace di confezionare un prodotto finito che tu in qualche modo dai al produttore e uploadi direttamente, a un certo punto diventi anche in qualche modo songwriter. Perché? Perché scopri Sì. che in qualche modo tu stai già in qualche modo creando, no, delle parti originali, ma in qualche modo cosa fai? Crei proprio una base che poi dai a top liner, sulla gente che scrive Certo, sopra. E sì, questo. difatti già con Coldplay comunque, e comunque già come arrangiatore, come anche come un producer, cioè come tu Certo, sai, scrivi comunque, certo, specialmente se vai nei demo. Difatti, dopo certo, un tot di anni, Coldplay mi hanno riconosciuto il publishing, che è stato certo. che sai com'è, quando di solito lavori con degli artisti così grandi è difficile, perché ci Difficile. sono i. Vabbè, a No, parte beh, che. ci sono anche delle strutture già Ci in sono delle piedi, no? Che strutture, hanno, cioè, esatto. Ci sono le strutture, ad anche esempio, perché, con scusa, loro. questa gente qui non è che nasce per caso, nel senso, una volta che, diciamo, c'è un primo successo. I numeri uno, cioè la gente intelligente, si struttura in maniera che ci sono business manager, Bravo. strutture di, capito, studi di registrazione, persone. Perciò non è neanche semplice poi quando tu, No. anche se uno vuole, non è semplice integrare una nuova figura No. velocemente all'interno di una catena produttiva. È difficile da spiegare questa cosa, ma non è che No. allora domani scopriamo Davide Rossi, oh, è bravissimo, allora diamogli tu, ma, cioè, c'è gente da spostare, cioè. C'è comunque un equilibrio No, perché delicato, no? Cioè. comunque chiaramente, a parte che quando sei in una band così grande, anche loro sono comunque, cioè fanno parte di un'azienda più grande di loro stessi. Certo, Cioè, certo. quando loro X e Y hanno spostato l'uscita, cioè la EMI ha Sì, perso, sì, sì, sì. all'epoca era la In EMI. quell'epoca lì, poi, una band come Coldplay poteva Era. veramente cambiare l'esito di un trimestre, cioè cambiare Esatto. perciò la vita di persone che dipendevano da bonus che prendevano. Fortunatamente adesso è tutto cambiato in un senso che, tu non so se lo sai, questa cosa secondo me è molto bella e sta facendo bene al mercato, al business musicale. Visto che il leading è Spotify ed è lo streaming non dipende più da una release. Certo, se esce il disco di Kanye West come dei Coldplay cambia quel trimestre leggermente perché ci sono più streaming, ma Certo. è un flusso molto più costante. Perciò Certo. questa roba qui fa sì che la casa discografica abbia meno l'esigenza di dover pianificare delle release al giorno perfetto e che se per caso non esci il 12 dicembre non succede, cioè, capito? Ed è una cosa che fa bene secondo me alla musica perché permette un po' più di rilassatezza nella gestione delle release. Cioè, se Hai una band proprio non ce la fa, ragione.
non ce la fa, amen, slitta al prossimo trimestre e tanto farai magari un po' di promozione in più su Spotify, su quella band, capito? Hai proprio ragione, secondo me è più un problema adesso, se vuoi, che è cambiata proprio la questione delle band, dell'artista, che per uscire un artista adesso devi proprio, per creare un artista... Sì, sì. Cioè, lavorare sui social è veramente un casino, che magari una volta era più semplice, anche se era comunque difficile, era più semplice. Adesso è veramente di contro, c'è talmente quasi più tanta semplice musica. È di contro quasi più semplice oggi che organicamente un ragazzino da solo di 16 anni nel Wisconsin, perché fa un video che o un video o un post o un pezzo che è veramente diverso, perché proprio perché lo fa, nasce organicamente da lui, è più facile che lui da solo abbia quasi, no, un riscontro che certo. Il business musicale organizzi una promozione, una cosa, sì. È complicato, però è eccitante. Sì. Ma certo, il problema è che però per un artista che una volta si formavano gli artisti, almeno che a me, per me sono validi, che mi piacciono, è molto più difficile che si formino, certo. Perché per esempio una band come i Depeche Mode non è venuta fuori, sai, con un video... Quando avevano 16 anni, cioè c'è stato un lavoro, cioè prima anche che abbiano avuto successo sono passati Daniel 4-5 album. Miller che credesse così tanto in loro, Miller che credesse così tanto in loro. Cioè, se tu leggi il libro, racconta proprio quella roba lì, cioè di quanto il lavoro dietro, e cioè di soldi, proprio fisicamente soldi, cioè... Comunque, il fatto è che lo smart working, che comunque questo che stiamo parlando, come lo smart business, eccetera, creerà un altro tipo di artisti, cioè ci sono degli artisti, è semplicemente molto più, c'è molta più musica, c'è molta più musica. Certo, ma senti, rispondo, chiede Lily Red Rose, il progetto Soul Savers? Come? È un tuo progetto, il progetto Soul Savers, o no? Cosa vuoi io che dica? Non lo so. No. Ah, non lo so cosa sia. Sì, ti sento. Ma i Soul Savers, i Soul Saver non so chi sia. Ah, no, aspetta, i Soul Saver non sono il progetto di Dave Gunn? Può darsi. Ah, ok, sì, hai ragione, ma forse qualcuno pensava che tu fossi interfacciato a loro. No, non credo, forse un altro no. Ascolta, Enrico Spalazzi chiede, hai fatto Monument anche? Di chi era? Dei Royxop? Sì, Monument mi sembra che... Monument era un... Aspetta, cosa ho fatto? Se non mi ricordo più i brani. Ora faccio tipo lavoro su, non su tutto, però tipo 20-30 dischi all'anno. Beh, sì, immagino. Lo so che è una cosa brutta da dire, quindi... No. Però con i Rolso... Non so, non è bello che cerchi, credo. È bellissimo. No, vabbè. Cioè, non lo so. Devo ricordare, sai che non mi ricordo, mi dispiace. Scusa. Vabbè, non ti preoccupare. Andiamo avanti. Diciamo che gli ultimi tre album li ho fatti con loro, che erano certo. Junior, Senior e The Last, come cavolo si chiamava l'ultimo, non mi ricordo più. Vabbè. Pazienza. Senti, poi a un certo punto mi ricordo, tu perciò capisci che gran parte del business è qui in California, no? Mm-hmm. Perché negli ultimi 8-10 anni moltissimi, certo, sia produttori, songwriter, top liners, artisti sono trasferiti, e perciò anche tu ti prendi una casa qui a Long Beach e cominci a venire più attivamente, no? A lavorare qui. Cioè, no, ma io difatti prima di avere la casa venivo più attivamente, nel senso che c'è. Poi di conseguenza l'ho presa. Beh, innanzitutto tu sei andato un po', mi rodeva, perché dicevo, cazzo, voglio andare anche... Infatti mi ricordo, ma sei a Los Angeles? No, io, vabbè, avevo già... Tipo milanese, hai parlato un po', tipo milanese. Uè, cioè, a Los Angeles, figa! Dobbiamo creare un nuovo personaggio. Esatto, ma ho studiato a Milano, quindi cioè, tutti questi accenti ormai si accavallano. No, in realtà cosa devo dirti? A parte tu, ma tanti miei amici sono andati proprio produttori, artisti, scrittori, sono trasferiti sia da New York, da Londra, dall'Irlanda, dall'Italia, tu stesso, certo. Perché
c'era una specie di vibe a Los Angeles, se tu sai benissimo, all'inizio degli anni 10, che praticamente io comunque avevo già fatto i tour e all'epoca, cioè diciamo che Los Angeles non mi aveva mai entusiasmato, però in quel periodo effettivamente, e poi comunque coincisa con il fatto che Chris si è trasferito pure lui. Chris Martin si è trasferito lì Certo. e di conseguenza io lavorando con loro e principalmente con lui Certo. mi Venivi sono spesso. ritrovato, esatto, e praticamente stavo lì così tanto che a un certo punto mi sono preso un appartamento, ho messo giù che ne so, ho detto ma visto invece di pagare l'affitto. Però Certo. adesso palesemente col mio studio qua a Copenaghen e con il mio manager a Londra che Quasi funzionano, non serve. il fatto è che adesso io ci vado, a parte che conosco sempre un sacco di gente, lavoro con tanti produttori, Certo. Jack Knife Lee che ha lavorato con U2, Certo. Killers, che ne so, Snow Patrol, Neil Certo. Diamond, cioè lui è di Basel, Chris che è di Basel. Poi altri, Jamie Hartman, che è un altro produttore e scrittore Conosco. che sta al Village, dove vado Sì. spesso. Sì. Bello. Con lui abbiamo fatto Celeste adesso, abbiamo fatto un po' Celeste l'ha di fatto anche roba. un mio amico. Chi è che l'ha fatto? Un mio amico. Ma sai, Cacchio. quei progetti ci sono tanta Sì, gente in sì, sì. mezzo. Uno ha scritto un pezzo dentro Celeste e me l'ha fatto sentire, che è tra l'altro bellissimo. Non mi Ma ricordo neanche che sai, a pezzo è, Los ma. Angeles lì, ad esempio, capisci che ci sono. Cioè non è Comunque più bello come in Celeste. Inghilterra, molto brava, cioè non è Molto più bello. come in Inghilterra che c'era, sai, la band con il produttore, cioè io quando mi sono trasferito in Inghilterra negli anni 90 c'era la band con il suo produttore, si facevano qualche cosa, poi nessuno si parlava, c'era quasi Certo, sì. nessuno si dava conto, invece a Los Angeles è tutto un melting pot di L'opposto. magari 4, 5, 6, 7, 8 produttori per brano a volte, fra scrittore, Sì. produttore, Sì. cioè Sta un'altra diventando anche un mentalità. po' troppo. Da un lato sta anche diventando un po' una follia, nel senso che Sì. il fatto di condividere sessioni che sono partite da un team di scrittura, che è un po' una cosa che ha inventato, come si chiama, l'Atlantic, ma che ha inventato Mike Caren, Certo. sta un po' perdendo, perché siamo arrivati a 3-4, cioè la stessa sessione viene data, perciò alla fine ti trovi 15 nomi, che io non No, sono, no. cioè a me piace anche veramente 6 nomi, 8 nomi, cioè mi piace il fatto che ognuno, però quando arrivi a 15, cioè, cosa è rimasto dell'origine? Secondo Non so, me boh. diventa, esatto, secondo me si diluisce un po'. Difatti, alla fine, a mio parere personalissimo, quando si mantiene un certo team è meglio, perché c'è più Certo. integrità, identità. Però, ad esempio, se tu vedi adesso anche i Coldplay fanno così, cioè loro che tra l'altro potrebbero tranquillamente prodursi da solo. Da soli, Sì. Perché? chiamano Max Martin, Stargate, cioè, Perché il business è capisci? quello, giù, però lo sono sempre Però stati molto anche attenti giustamente lui, difatti per quello che loro sopravvivono e si evolvono anche come band in questo mercato, perché comunque si aprono, ma non solo diciamo come si dice, proprio al pop più pop, ma anche tipo Jacob Collier, che è questo jazzista, Fantastico nuovo lui, fantastico, talento, fantastico. John Hopkins, come tu sai, che è un molto tuo più amico, introverso. sì. Cioè, loro fanno così, cioè proprio. Vabbè, insomma, questo è Aspetta Chris, che molto. ti chiedo subito, Johnny scrive, come funziona di solito il rapporto tra scrittura, produzione e strings arrangement di un brano? Li fai tutti tu e basta, sai? Li fa tutti Davide e poi uploada. Poi dipende dall'artista, no? Con Sì, i sì, sì. Coldplay mi mandano magari del demo adesso, E che tu ci ci sto lavori sopra con lavorando, delle idee? e poi magari fra 3-4 mesi me lo rimandano, rifai così, 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 hanno ottenuto questo, quest'altro. Ad esempio le sessioni di Viva La Vida e My Lo Xylito erano 18 mesi, Sì, tipo. esatto. Che però stavo in studio con loro, invece adesso me li mandano e io faccio altre cose, ad esempio con Jack Knife, che lavoro con i U2, Snow Patrol, facciamo anche le cose nostre. Anche lì c'è un certo tipo, si va avanti a step. Invece altre Certo. cose magari arrivano quasi Velocissime magari.
Esatto. post-production metto gli archi sul brano quasi interamente ultimato. Sempre John Indice, Dipende. su questa nota di quella dei 1000 autori, no? Sento spesso dire che in questi crediti con 15 nomi c'è spesso qualcuno che è lì più per politica, ma che non ha fatto molto. Capita? Allora, a mia opinione, non capita, perché se c'è una roba che l'America è Non abbastanza spesso. meritocratica, nel senso che se vedi questi 15 nomi è perché in effetti ognuno di questi 15 nomi almeno una nota ce Ha l'ha messa, almeno contribuito. una cosa l'ha fatta. Il problema è semplicemente che quando devi mettere 15 nomi, in effetti quanto può aver fatto ognuno di questi 15, cioè nel senso, probabilmente stiamo parlando veramente di reiterare lo stesso brano con quattro team di produzione diverse che ci sono anche songwriters e perciò si in qualche modo un po' diluisce. Poi, oh, attenzione, molte Ma volte Mike secondo Herron ha me. ragione lui perché certe volte sono, da questi nomi nascono dei mega hit che stanno per 6 mesi, capito, nelle classifiche. Chiaro. Perciò, sai, è anche capacità di team leadership, di team leadership, cioè se tu riesci a unire questi quattro team e far fare ognuno una cosa, bravo Potremmo. tu. Certe volte, magari, questi pezzi con 15 autori non fanno neanche nelle prime 20 posti in classifica. No. Dipende sempre, secondo me, dalla leadership e dalla cosa. Sì, difatti, diciamo se vuoi, è un po' con l'evoluzione del brano, no? Più che il disco. Del Certo. singolo si cerca di mettere i team di scrittura, poi i team di produzione, e quindi cioè semplicemente invece di una band che si trovano in 4-5 a lavorare su una stessa Certo. cosa, c'è più una collaborazione. Tu Boh, in questo periodo, vedo che stiamo cominciando anche a approcciarci verso la fine, che dopo a un certo punto Instagram ci taglia perché dà un limite, no? Hai fatto anche delle remote session nel senso con Zoom di scrittura o di collaborazione in cui sei sempre, Sì, o invece. Sì. sì, però diciamo che sì e no, nel senso che alcune idee, però di solito è molto più semplice per me ascoltare un'idea, che magari si viene una cosa, proviamo così, si fa più uno brainstorming se vuoi. È Esatto, e poi lavori. Sì, molto sì, sì. importante, il brainstorming fa parte, sai, quando ti ritrovi in un posto e dici facciamo un brano che magari abbia questo tipo di che ne so, di vibe oppure questo concept, qualcosa che abbia un mondo di questo genere, e poi ci si mette a suonare in camera, no? Però, Certo. cioè io di solito però vado nel mio mondo, l'altro vado nel suo mondo, Certo. cioè, e nel giro di una giornata comunque Sì, si sì, sì. fa, eh? Cioè, Sono d'accordo con te. come diceva Paul McCartney e John Lennon, che in un giorno, in una sessione si fa un brano. Quella è Certo. una verità Assoluta. così adesso come allora. Sì. Completare un'idea anche con un certo senso di produzione, se vuoi. Cioè, boh. Sì. Che poi puoi rifinire anche in un mese, nel senso che poi sappiamo bene che il lavoro di rifinimento può durare un altro giorno solo o può durare veramente 3 mesi perché sei in un Certo. trip che vuoi fare quella. Però sono d'accordo che catturare un'idea e anche un minimo di riproduzione, 6 ore, 7 ore sono più che sufficienti. E se non la catturi vuol dire che c'è un Ma problema nell'idea in se assolutamente, stessa. anche perché, esatto, anche perché secondo me c'è sempre il rischio per me di overprodurre, però anche lì. Ricordiamo Brian Eno, work fast and cheap, capito? Sì, veramente, Comunque. difatti lui, cavolo. No, io questo progetto adesso che si chiama Soren Lorenzen, che forse è quello che diceva Soul Saver, in realtà è Soren Ok. Lorenzen, che è un progetto che è il mio progetto, diciamo, artista con Matt Hales di Aqualung, che non so se hai Ok. mai No, sentito. no. Praticamente quello, diciamo, ci abbiamo messo per fare il primo album 5 anni, però in realtà cioè alla fine sono 2 settimane di Sì, lavoro, esatto. perché Uno. siamo tutte e due, cioè insomma, busy. Ok. Figata. Tu Ascolta, cosa fai Davide. invece adesso? Io sono qui ancora in questa specie di lockdown parziale, nel senso che non è ancora ufficiale, ma sembra che dall'inizio di giugno, in teoria, anche gli uffici e i business potrebbero tornare a rioperare, ma io per scelta non voglio tornare nel mio studio, che comunque è uno studio non è come Milano dove sono da solo, è tutto mio, ma è diviso con quattro
team diversi, perciò vorrebbe dire avere almeno una ventina di persone con cui vieni in contatto in uno spazio abbastanza piccolo, impianti di aria condizionata comuni, un bagno solo, perciò sai, se posso, visto che ho No, la fortuna di... onestamente qua in Danimarca che non è successo quasi nulla, comunque a parte che io sono un maestro del social distancing da 10 anni a Esatto. questa parte, già quello. Però in effetti sì, cioè, ti capisco, anche perché... Perciò dico, sai, poi lo devo anche alla mia famiglia in qualche modo, non è che non voglio andare Certo. in studio, e perciò ho una guest room che non è utilizzata. Sto facendo, in questo momento che stiamo parlando, stanno togliendo il letto, stanno montando il mobile dell'Argosy, e perciò diventerà in più praticamente proprio uno studietto da casa, farò mettere dei pannelli, e io vorrei dire che per 6 mesi continuo a tenere lo studio di Los Angeles, sto usandolo un po' per storare praticamente, perché non porterò ovviamente tutto quel ben di Dio di follia, capito? Qua, insomma, ma qua porterò poche cose, però sì, e poi vediamo che succede, o siamo tutti, cioè Certo. nessuno sa, però sai che io ho trovato un'energia nuova nel mettermi in una stanza piccola, senza l'acustica, capito? E dover lavorare con poche cose mi ha dato un boost di creatività incredibile. Penso che per te sia così perché tu, appunto, andando in studi grandi, io di solito è il contrario, perché io sono sempre in una stanza piccola, vado in magari uno studio, E però ti di gasi. solito vado in uno studio grande, però poi mi danno la stanza piccola. Cioè, quindi sì, no, però per me non è cambiato quasi nulla, Niente. veramente, Sì, però sì, sì. appunto sono in lockdown ormai da diversi anni in realtà. Proprio anche comunque il lavoro dell'arrangiatore è molto sul Sì. cioè Di testa. scrivi cioè di Sì. testa alla La battuta che fine. abbiamo fatto con diverse persone che ho intervistato è proprio che per noi non è cambiato niente alla fine, cioè siamo sempre stati Alla da soli fine in una no. stanza. Diciamo che siamo fortunati appunto perché lavorando in studio, chiaramente avendo comunque la possibilità tra l'altro di scrivere, di adattare, cioè ad esempio se non ho lavoro cash in hands, scrivo, Certo. cioè c'è comunque un lavoro notevole di preparazione, no? Quindi, Certamente. però, Senti. Quando uscirà questo progetto di cui stavi parlando? Avete già è cominciato a già schedulare? uscito, è già Ah, ok. uscito. Però chiaramente nessuno sa. Come si scrive esattamente? Così lo Aspetta, si cerco. scrive Scrivilo Soren tu. Lorenzen. Dai, si scrive. Allora, Scrivilo nella chat, se così la vai. gente lo va a vedere. Ok. Oh, così, Scusate. Soren Loren, Questo è Lorenen. quello. Ok, e poi Questo lo qua. posto io. Sta negativa al tuo Non nel ci frattempo lo cerco. scusate. Ah, l'ho Lorenzen trovato. Bella, bella Sen, la. bravo, bravo. Questo? Bravo lui. Sì, Lorenzen. bellissimo. Chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta Lei è l'invento? il nome del progetto, l'ha fatto, lei si chiama Lauren Child. Questo hai presente Charlie e Lola? Tu che c'hai bambino americano? Ci sono i programmi adesso per bambini che si chiama Charlie e Lola, è un Non lo programma cartone conosco. animato per... E vabbè, Soren Lorenzen è l'amico immaginario di Lora e lei è la tipa, difatti abbiamo deciso di usare quel nome, poi abbiamo contattato lei e fa, ah ok, sono fan di Goldfrapp e di Aqualung, Perfetto. voglio farvi, non solo vi do l'utilizzo del nome, ma vi faccio pure l'artwork, Disegno, che l'artwork, figata. perfetto. Ogni tanto, via, hai visto? Pazzesco. Senti Davide, ti ringrazio tanto del tempo che ci hai dedicato. Grazie a te, Niente, poi parleremo anche io e te, magari ci inventiamo veramente io una e te storia ci sentiamo, sì. dell'essere remoto e ci inventiamo veramente una roba da fare insieme. Non so cosa, ma ce la inventiamo sicuramente, stando Ma ne tutti. abbiamo parlato tipo 10 anni Sì, fa, esatto. poi Ah, chiaramente nel perché frattempo. volevo competere con Soren Lorenzen, capito? Il progetto deve durare, capito? Deve avere un tempo di incubazione di 15 anni e poi... Ma di fatto è così, si fanno le uova che però in realtà durano, cioè non Va sono più bene. freschissime. Dai, un abbraccio, Grazie ciao. mille, grazie. Stai Ciao bene, grazie a Davide, te. ciao anche tu e la tua Ciao famiglia. caro. Ciao, 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 ciao. Ragazzi, ringraziamo ancora Davide per il tempo che ci ha dedicato, quasi un'ora, e vi posto dopo alcuni link sulle cose non solo che ha fatto, ma anche su questi progetti.
ulteriori con cui sta uscendo, con cui è già uscito, tipo Soren Lorenzen, e poi magari chissà nascerà anche una cosa che faremo insieme nei prossimi giorni. A presto, ragazzi. Il prossimo appuntamento è lunedì con Prod by 6 PM, l'intervista che farò. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao.